Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Siphon Filter 1, dove aver sistemato i segnali e aver trovato l'ultima bomba, che a quanto pare non era una bomba biologica all'interno della stazione, ha creato un grandissimo casino. È esploso tutto, la stazione è letteralmente in fiamme, infatti il livello si chiama metro distrutta e quindi iniziamo a leggere quelli che sono le info di missione. Messaggi di Benton: sei fortunato ad essere vivo. 10 isolati di Washington DC sono appena sprofondati di 6 metri. Sembra che Römer intenda far esplodere l'intera metro durante la sua fuga. È probabile che tu abbia mandato a monte i suoi piani e che si trovi ancora laggiù con te. Anche Aramov e Gerdeux rimangono un mistero. Non far scappare Römer dal terminale e ricorda che ora sei del tutto irraggiungibile dai rinforzi. Solo qui. Sto bene. Mio Dio, Gabe. Credevo di avessero ucciso. Non ancora. Presto, chiama Benton. Digli che la metro è un tranello. La vera bomba è da un'altra parte. Dov'è Römer? L'ho perso. L'ultima volta Römer si dirigeva verso il livello 1. Gerdeux era nella galleria principale, sotto la strada. Qua giù le rampe sono crollate. Devo trovare un altro modo per risalire. Esatto, il nostro obiettivo è risalire, però la cosa bella è che abbiamo tutte le armi che abbiamo preso nella scorsa missione. Questa è una cosa che ci aiuterà tantissimo. Allora, stiamo attenti perché le fiamme praticamente causano morte istantanea. Questo mi sembra quasi scontato da dire, però le fiamme causano morte istantanea, quindi dobbiamo trovare la possibilità di scappare. Oddio. Dobbiamo trovare la possibilità di scappare senza ovviamente farci toccare dalle fiamme. Nel momento in cui le fiamme ci toccano è letteralmente game over. Per meglio dire, non è detto che sia game over, ma praticamente le fiamme bruciano l'armatura in un niente, in un batter baleno. Gabe, i nostri non possono arrivare alla bomba biologica del livello 1, la rampa è ostruita. Digli di aspettare. Troverò gli esplosivi nascosti da Römer e aprirò un varco da qui. Esatto, quindi dobbiamo trovare gli esplosivi per aprire un varco. Ovviamente aprire il varco... Oddio, quello con le granate. Chi se lo ricordava? Merda, pure il giubbotto di proiettile. No, la granata! Merda, l'ho vista alla fine. Ricevuto. L'ho letteralmente vista alla fine. Va bene, riprendiamo. Non ricordavo che quello avesse le granate. Qua facciamo attenzione. Anche perché comunque gli esplosivi sono praticamente lì, quindi non c'è bisogno di contattare Liang Xing. Ma porca troia! Madonna, 20 anni ci sta! Gabe. Ricevuto. Cioè, veramente è una rottura di palle. Cioè, queste sono cose che io facevo tranquillamente. E ora invece mi danno difficoltà perché ci sono meccanismi diversi. Cioè, meccanismi diversi. Sono meccanismi un po' più vecchi rispetto a quelli in cui siamo abituati a giocare adesso. Quindi... mi viene un po' difficile. Cioè, già la terza volta che la sto provando. Facciamo la easy mode. Bene. Gli esplosivi sono qui. Dovrebbe esserci una cassa. No, se magari eviti di saltare così. Eccoli qua. Trovato l'esplosivo. Sì, e infatti adesso andremo ad aprire il varco. Allora, qui ci prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Questo lo dobbiamo buttare giù. Qui saliamo. Vedete, il gioco comunque ti dà le indicazioni per muoverti. Ok, qua. Queste sono le situazioni, diciamo, platforming più brutte di tutto il gioco, perché i comandi non sono sempre perfetti, quindi si rischia di fare una brutta fine
con un niente. Cioè, basta che ti sposti nel modo sbagliato e praticamente è game over. È letteralmente game over. Allora, di qua non mi interessa. Ecco le nuove immagini della metro. Gli uomini di Remer sono nella galleria principale. Guarda la piantina della metro. Dove porta? È un accesso alle linee di Washington Park. Chiaro. Dì a Jenkins di andare con i suoi verso il parco. Ma attenzione, Sirte è là. Benton dice che ci pensa lui. Ci pensa Benton. Bene. Allora, qui c'è la bomba, vedete? Qui c'è addirittura una bomba che è rimasta... diciamo è la bomba che praticamente abbiamo segnalato prima. Quindi qua mettiamo il C4 per aprire il passaggio. Benissimo. I nostri stanno arrivando. Qui c'era la bomba che abbiamo segnalato prima. E infatti adesso viene la gente per... Cazzo, passa in mezzo alle fiamme così? Ok, una volta che la bomba viene disattivata, poi la gente del CPDC, anche se crepa, non c'è nulla da... non c'è bisogno. Allora, noi non dobbiamo salire di qua. Dobbiamo... dobbiamo continuare da questo lato, perché non dobbiamo uscire da qua sopra, visto che è tutto bloccato. Dobbiamo invece uscire da un altro lato della metro. Ora, se non sbaglio, qui dovrebbero esserci i comandi del gas, forse, che mi permettevano di ridurre in alcune zone le fiamme. Giusto o sbaglio? Erano di qua o forse erano dall'altro lato? Forse erano dall'altro lato. No, di qua non c'erano. Oddio, questa è una bella gatta da pelare, perché non ricordo dove si trovavano adesso. Qua è tutto con le fiamme. Dovevo trovare, se non erro, le condutture del gas, ma... dove erano? Forse erano sotto? Perché da qua non ci puoi entrare. Guarda. Remer è nella galleria principale, non puoi arrivarci da qui. Esatto. E allora forse devo riscendere? Pure io mi ricordo che era da qua che dovevo andare. Allora, ho i ricordi molto, molto confusi. Cioè, so quello che devo fare, ma non mi ricordo dove. Cioè, penso che questa sia forse la cosa più grave. Che qui c'erano le fiamme che mi ostruivano. E qua, se non sbaglio, doveva esserci il pannello del gas. Eccolo, vedi? Quelli sono gli interruttori del gas. Meglio che... esatto. E allora vedi che avevo ragione. Ora, chiusi gli interruttori del gas, dovrebbe essersi sbloccata la strada. Che però non era quella di qua. Forse era quella dall'altro lato? Vediamo. Esatto. E qui si continua la nostra missione. Mi ricordavo che c'erano gli interruttori lì del gas, porca miseria. Cioè, non sono pazzo. O almeno, sì, lo sono, ma non fino a sto punto. Messaggio di Jenkins. I suoi sono stati attaccati nel parco. Uno dei terroristi ha un lanciafiamme. Girte. Benton vuole che andiamo là. Digli che sarò da loro appena avrò fatto fuori Remer. Ok, quindi un altro degli obiettivi è stato individuato, ovvero Girdè. Qui facciamo attenzione perché se ci tocca... bene. Ma poi dov'è? Ah, era là sopra. Beh, oddio. Non mi interessa. Questo l'abbiamo fatto fuori. Oh, eccoci qua. Logan! Ho intravisto Mara Aramov nella galleria. La inseguo. Ok, abbiamo completato il livello della metro. Ovviamente non
non lo conto come episodio perché sarebbe veramente riduttivo. Vi inserisco anche probabilmente Washington Park, anche perché la linea principale della metro, questa zona, è una sorta di mini boss, se vogliamo intenderla così, no? E perché dobbiamo affrontare Mar Aramov, che tra l'altro è equipaggiata con un giubbotto antiproiettile, quindi per fermarla dobbiamo spararle in testa. La cosa che è difficoltosa in questa missione è che noi dovremo correre tra un binario e l'altro per evitare che i treni ci investino. E prendere la mira su Mar Aramov mentre corre e scappa da un binario all'altro non è così facile. Linea principale della metro. Messaggi di Benton. Logan, i servizi segreti riferiscono che Römer è fuggito. Jenkins incontra una forte resistenza nella zona di Washington Park e il DCPD riferisce l'abbattimento di 15 ufficiali. Temiamo che una talpa nell'agenzia abbia svelato la sua posizione. L'identità di Mar Aramov è stata confermata dall'Interpol. Non lasciarla fuggire. Attenzione. La FEMA sta usando i binari sul confine est per il trasporto del personale di soccorso. Non usare esplosivi nel tunnel, altrimenti provocherai un deragliamento. Questo ovviamente è stato messo in precauzione del fatto che io possieda l'M79 e le granate per poterla fermare subito. Invece, a quanto pare, non possiamo utilizzarli proprio perché sennò faremo un grande casino. Vedete, Mar Aramov scappa e noi siamo praticamente qui con un baule dietro le nostre spalle che è un'armatura. Cosa che... Veloce. Ok, vedete, praticamente i treni passano da un binario all'altro e noi dobbiamo praticamente correre e trovare Mar Aramov e fermarla. Ora, dov'è finita? Ah, eccola, è là sotto. Oh, presa. Nice. Dov'è Remer? Dove sono le bombe? Troppo tardi, Logan. Questo lo vedremo. Perfetto. Oh, questo l'abbiamo fatto abbastanza easy. Non è facile, mirare e sparare contemporaneamente, ve lo posso assicurare. Soprattutto per un gioco del genere dove la mira con il joypad è veramente, veramente assurda. Adesso stiamo affrontando il livello mio preferito. Questo è il mio livello in assoluto preferito di sempre, il Washington Park. Ha un'ambientazione stupenda. Messaggio di Benton. Missione cambiata. Il CBDC ha richiesto l'intervento e assistenza diretti. I nuovi ordini sono individuare le bombe virali, collocare segnali autoguidanti, aspettare l'arrivo del CBDC e fornire fuoco di copertura. L'esplosione delle bombe è prevista entro un'ora. I terroristi oppongono una forte resistenza, secondo i servizi segreti dell'agenzia, Anton Girdo è a capo dell'operazione Parco. Agisci con cautela, abbiamo perduto i contatti con la squadra di Jenkins. Liane, sto correndo verso il porto. Chiedi a Benton di mandare una squadra a prelevare Mar Aramov. È nella galleria della quinta strada. Ferita e priva di conoscenza, ma potrebbe tentare la fuga. Ricevuto. E digli di avvisare subito la FEMA. Remer farà esplodere quella bomba biologica anche se il governo accetterà le sue condizioni. Ha informazioni sulle loro operazioni nel parco. Dì a Jenkins che i dispositivi biologici più piccoli sono dappertutto. Girdè ha quello principale. Logan, qui Benton. Controordine. La squadra di Jenkins non ce l'ha fatta. Devi andare in ricognizione. Benton, che succede? Si mette male. Devi trovare quei dispositivi e coprire gli agenti del CBDC mentre arrivano e li disinnescano. Ricevuto, farò ciò che posso. Lian, quanto manca all'esplosione della bomba principale? Meno di un'ora. Ok, procediamo. Perfetto. E siamo entrati così La dentro il frequenza di Washington ricezione Park. dei tuoi segnali è 947. Il CBDC è in attesa. Ok, abbiamo praticamente questo timer che scadrà e ci farà fare game over assolutamente, diciamo, ci farà fare game over nella maniera brutale possibile, ovvero con l'esplosione delle bombe. E purtroppo sappiamo benissimo cosa succede quando esplodono le bombe. Quindi è il nostro obiettivo trovare, le bombe con il nostro Logan, piazzare il dispositivo e aspettare che il CBDC arrivi. Allora, qui c'è la prima. In totale dovrebbero essere tre le bombe, se non erro. Che poi tra l'altro mi sono spiegato Hanno il come segnale, un CBDC in babbuino. arrivo, attendi.
Eccolo qua. Ora qui dobbiamo coprirlo al solito mentre arrivano. Mentre arrivano i terroristi. Tra l'altro abbiamo preso la 45, che è fighissima come arma. Se magari, eccola qui. Chiamata d'emergenza dal CBDC. Sono stati presi alcuni ostaggi vicino ai campi da tennis. Puoi intervenire. Ok, quindi obiettivo extra. Qui c'è un'altra bomba. Che poi tra l'altro io qua facevo sempre game over perché non trovavo l'ultima bomba. E adesso appena vi faccio vedere appena vi faccio vedere dove si trova, veramente mani nei capelli. Oh, ma tu da dove sei arrivato? La 45 è fortissima. Veramente OP. Cioè con un colpo l'ha shottato. Vedete, già adesso ci sta un po' più di tempo, no? Quindi la difficoltà aumenta. Tra l'altro vi faccio vedere anche dove posizionarvi per avere, diciamo, il fuoco di copertura migliore, no? Per vedere da dove arrivano tutti i nemici. Allora, adesso l'ultima bomba si trova esattamente in questa stradina, ragazzi. Cioè, questa stradina per me, quando ero più piccolo, è stato letteralmente un incubo. Non avrei mai avuto la possibilità di trovare questa, diciamo, questa stradina, perché io comunque andavo avanti, giravo, non sapevo dove fondamentalmente andare. Cazzo, mi ha preso. Qui dovrebbe esserci giubbotto. Yes, prendiamolo già adesso almeno. E praticamente, vabbè, ora ve lo dico. Sono risalita al segnale. La parabola è nel parco. Se mi dai le coordinate, forse scopro chi ha il detonatore. Ok, quindi altro obiettivo: trovare la parabola. Qui è molto importante seguire la strada, ragazzi, perché questa è una zona del parco che è molto vasta. E i nemici comunque sono un po' ovunque. Tra l'altro lì c'è uno che spara col fucile di precisione, ma lasciamolo stare. Lì ce n'è un altro. E cazzo. Ok. Quindi, anche in questo caso, dobbiamo coprire l'ultimo agente. Questa dovrebbe essere l'ultima bomba, quindi alla fine siamo tranquilli. Ok, facciamo attenzione. Ehi, come osi? Ah no, ancora ci sono bombe? Wow, mi ricordavo fossero tre, invece sono di più a quanto pare. Beh, oddio. Non che la cosa mi dia fastidio, eh. Però prendiamo le munizioni. Ah, fucile infrarossi al massimo. Di già? Bene. Munizioni 45 al massimo. Quindi riseguiamo la strada e torniamo indietro. Vedete quanto è grande questa zona del parco? Praticamente io non l'avevo mai, mai, mai... quando ero più piccolino e giocavo, non avevo mai trovato questa strada. Mi sono dovuto fare aiutare da un altro mio amico, ai tempi, che aveva il gioco e che l'aveva completato, facendomi dire esattamente dove dovessi andare. Cioè l'ho fatto venire a casa mia e gli ho detto: senti, ma qua dov'è che devo andare a prendere l'ultima bomba? E lui mi dice: ah, ma c'è una bomba là dietro, non l'hai vista? Come hai fatto a non vedere la stradina là? Dice, ma come cazzo la vedevo? Gli ho detto, ma... Cioè, col fatto che è tutto buio e non si vede, diciamo, benissimo, che comunque c'è la foschia, la pioggia, il tutto, come cazzo la devo trovare la strada di qua? Ah sì, è qua l'ultima bomba, vero? Allora, prendiamo la carabina in questo caso, che è più efficace dai combattimenti ravvicinati.
Ecco qua, qui c'è l'ultima bomba. Hanno il segnale, il CBDC è in arrivo, attendi. Eccolo qui, guarda che bellino. Coprimi. Eh sì, mi ricordavo che c'era uno con la voce. No! Madonna mia. Eh sì, la carabina purtroppo ha questo difetto, che ha una portata molto molto ridotta. Ok, finite le bombe. Perfetto, infatti come potete vedere il timer è finito, cioè non abbiamo più la pressione di completare la missione entro tot, proprio perché appunto il timer è finito, quindi le bombe sono state tutte disattivate. Ora il nostro obiettivo è trovare l'antenna, e... aspettate che forse c'era anche un altro obiettivo. Soccorri gli agenti del CBDC in ostaggio, impadronisciti delle apparecchiature e raggiungi Freedom Memorial, no ok. Mi ricordavo male. Ecco, vedete, lì praticamente ci sono i campi da tennis. Però, ecco, quella è la statua, quella è dove c'erano le bombe, i campi da tennis, il labirinto di siepi. Ecco, nel labirinto di siepi, sì, c'è un altro che dobbiamo far fuori. Quindi stiamo attenti. Ok, prendiamo il fucile a infrarossi per dopo. Perché appunto ci servirà per liberare gli agenti del CBDC. Vabbè, quelli che sparano col fucile di precisione neanche li guardo perché sono messi in alto e mi danno fastidio. Ok, qui siamo ai campi da tennis, quindi qua facciamo attenzione. Come aumentavo lo zoom? Allora, con quadrato si spara... Ah, con triangolo, vero. Ok, questo l'abbiamo fatto fuori. E adesso lì ci sono, esatto, praticamente gli ostaggi. E noi, tramite il nostro fucile di precisione. Benissimo. Rian, di al comando del CBDC che ho liberato gli ostaggi. Riprendo la missione. Ricevuto, glielo dirò. Qui era importante non fare casino, nel senso di eliminare silenziosamente entrambi, proprio perché sennò se avessero sentito gli spari, il terrorista qui avrebbe fatto fuoco e avrebbe eliminato subito gli ostaggi, mentre invece così siamo andati sul sicuro. Adesso dobbiamo raggiungere il labirinto di siepi, dove c'è praticamente un tizio che dovremo far fuori. Sopra, sotto la parabola. Ed eccola qui. Ovviamente questa non deve essere distrutta. Dian, collegamento stabilito. Segnale mobile a nord della tua postazione, verso il labirinto di siepi del Freedom Memorial. Leggi il dossier di Remer e scopri a chi può aver affidato il detonatore. Scommetto che ne hanno uno mobile di scorta. Trovato. Jorge Marcos, scarico il suo dossier nel tuo ricevitore. Mettilo tra i miei bersagli. Ecco, dobbiamo andare a prendere questo Marcos, che si trova esattamente qui nel labirinto delle siepi. E ora, tra l'altro, io mi ricordo che si trovava praticamente nascosto in una zona particolare delle siepi. Era tipo che appena ti vede inizia a sparare come un pazzo. Marcos. Benissimo. Marcos possiede il giubbotto antiproiettile, quindi diciamo che la soluzione più rapida è questa. Benissimo, Marcos fatto fuori. Adesso non ci resta altro che raggiungere il Freedom Memorial, dove appunto affronteremo il boss, che sarebbe Anton Girdet, e poi concluderemo l'episodio e anche concluderemo questa fase. Oddio, vero? Qua sono tutti col giubbotto antiproiettile. Cazzo.
Sì, qua erano tutti col giubbotto. L'ultimo lo posso eliminare anche così. Tanto non mi vede. No, cazzo. Ok, ce n'è un altro che adesso dovrebbe fare la stessa mossa, cioè venire fino a qua. Ehi. Ovviamente il giubbotto antiproiettile non si vede dopo che li ho colpiti con... Dopo che li ho colpiti con il... come si chiama? Con l'M79, perché praticamente li distruggo, no? Li disintegro. Quindi anche il giubbotto antiproiettile viene fatto fuori. E quindi non lo posso riutilizzare neanche io. Perché se tu elimini gli avversari con... i colpi alla testa, come potete vedere, le armature rimangono e possono essere riutilizzate. Se si utilizzano esplosivi come M79, granate o via dicendo, le armature verranno perse. Quindi affrontiamo. Sono Gita. All'ingresso. Dia al CBDC di intervenire. Presto, Gabe, non hai molto tempo. Allora, salviamo di nuovo. E adesso affrontiamo il boss. Freedom Memorial. Messaggi di servizio segreto dell'agenzia. SpySat ha analizzato l'armatura di Girdo. È resistente a tutte le armi convenzionali. I nostri specialisti sono al lavoro, ma è probabile che il tuo agente debba improvvisare per trovare un punto debole. Il nostro esperto di demolizioni ha notato che l'uso di un qualsiasi dispositivo esplosivo innescherà la bomba virale. Quindi anche in questo caso non potremmo utilizzare esplosivi, quindi abbiamo la limitazione per quanto riguarda gli esplosivi, però dovremmo trovare il punto debole di Anton Girdé. Anton Girdé, spero che Remer ti paghi bene visto che morirai per lui. Gabriel Logan, l'inguaribile ottimista. Guardati intorno, Logan. Il mosaico di questa sala rappresenta i secoli di conflitti e soprusi subiti dalla tua gente. Stiamo per raggiungere un'altra tessera. Non credo proprio, Shirt. Il gioco finisce qui. Gabe, Shirt è blindato da capo a piedi. Trova un punto debole. Vedete? Quello è Shirt. E praticamente ha la possibilità di sparare con il lanciafiamme, quindi se ti becca è KO assicurato. Non puoi correre per sempre. Il suo punto debole è questo, il suo zaino, proprio perché essendo comunque uno zaino altamente infiammabile, praticamente esplode nel momento in cui lo colpiamo. Se utilizziamo gli esplosivi, Girdé farà saltare la bomba, quindi non è assolutamente consigliabile. Quindi basta che noi giriamo tondo e poi abbiamo la possibilità di mirare lo zaino, senza, però facendo attenzione, perché la barra di pericolo aumenta praticamente in un secondo con lui. Vedete, poi addirittura scende per venirci a cercare dopo un po'. Cioè se noi continuiamo a girare tondo e non farci vedere, lui inizia a girare, inizia proprio a cercarci anche in mezzo alle colonne. Dove sei, Logan? Comunque dovremmo aver finito, questo dovrebbe essere l'ultimo colpo. No, forse adesso è l'ultimo colpo. Wow, ancora? Ma non me lo ricordavo così resistente, Girdé. Me lo ricordavo... Ecco. È KO, Liam. Chiama gli agenti del CBDC e dia Bento di ordinare un'evacuazione. Ricevuto. Praticamente lo abbiamo bruciato su se stesso. Ok, direi che per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo fatto una bellissima maratona di livelli, anche se alcuni erano veramente brevi, però ci sta alla fine. Quindi, per il momento, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.